era il 1987 quando Hideo Kojima, 24enne, creò una delle saghe più famose dei videogiochi, Metal Gear. La maggior parte conoscono Metal Gear, la versione per PlayStation 1, quella lì dove per abbattere Psycho Mantis bisognava spostare lo slot del controller dal primo slot al secondo, da primo al secondo giocatore. E invece il primissimo Metal Gear è questo qui, risale al 1987. La versione che giocheremo oggi è la versione dell'88 per Nintendo, per il NES. La versione americana, naturalmente, è un anno dopo, è uscita un anno dopo. Praticamente la storia è la seguente, detta così in soldoni. C'è questa nazione, c'è questo posto chiamato Outer Heaven, dove ci sono un botto di mercenari e dove il dottor Petrovic, sotto ricatto perché gli hanno rapito la figlia, ha costruito il Metal Gear, o ha aiutato a costruire il Metal Gear, che è una sorta di carro armato bipede che praticamente lancia le testate nucleari come gli pare a lui, cioè in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi istante, in qualsiasi... fa come gli pare, insomma. La Foxhound, capeggiata da Big Boss, quindi bene o male i personaggi sono sempre quelli, viene mandato Grey Fox con scarsi risultati, e a questo punto viene mandato Solid Snake, che deve salvare Grey Fox, il dottor Petrovic, la FIA, perché comunque sia la FIA pure, distrugge il supercomputer che comanda il Metal Gear, praticamente fa tutto lui, come al solito. E iniziamo l'avventura. Start! Ecco qui che veniamo paracadutati nella giungla. Noi con altre tre persone, che le tre persone poi dopo non vengono mai più menzionate e mai più chiamate in causa. Ok, ci chiamano. Ed è Big Boss che ci dice praticamente tutto quanto. Ci dobbiamo infiltrare e distruggere il Metal Gear. Recuperare Grey Fox, che nel frattempo lo siamo perso. Vabbè, anche il dottor Petrovic non lo menziona, però vabbè. Allora, qua abbiamo la possibilità inizialmente di combattere a mani nude, quindi grafica un po' così, ma sempre 1987 stiamo a parlare, quindi non è che se può pretende chissà che cosa, anzi, fin troppo era voluta. E niente, la meccanica è sempre quella, essendo uno dei primi stealth game, l'obiettivo, cazzo, è quello di non farsi beccare. In questo caso il tipo, la guardia, ci avverte che sta dormendo, noi passiamo, senza farsi beccare. Perfetto. Oh, qua abbiamo i cani che sono veramente bastardi. Noi cerchiamo di non farsi beccare e scappa. Anche in questo caso, mamma mia che liscio. Oh, qua c'è la guardia che spara e fa pure male. Quindi, tanto cerchiamo di imboscarsi un attimo, aspettiamo che ci dice che sta dormendo come in questo caso. E azzo, se n'è accorto, però vabbè, lo eliminiamo. Si è incontrato dentro al camion? Ok. Ok, binocoli. Occhio che qua riesce fuori la guardia. Tacci sua. A posto. Qua è un po' più particolare la situazione, dato che ce ne stanno due. Come te muovi male. Facciamo un passetto avanti. Questi mi si mettono a dormire però, eh. Ok. Vabbè, questo c'ha sempre un range limitato, insomma. Mo come guarda in basso, gli fanno un bel agguato da dietro. Mamma mia, ho flashato. Affanculo se ne è accorto. Vabbè, a posto, non è successo nulla. Qua cane, dritti per dritti, cercando di evitare
il cagnaccio malefico. Bella. E cerchiamo di entrare qua dentro. Non mi guarda, va giù, guardate giù, bella. Tacci tua. Vabbè, non è successo niente, non è successo niente, sta tranquillo, non è successo. Questa non andrà a finire bene, mo lo sento. Sandman. Adesso qua addirittura ce ne stanno due, sfregio. Scitua. Ok, aspettare come degli idioti non aiuta. Continuiamo. Guarda su. Ok, eliminato. Ci abbiamo qua le chiavi. Ok. Ma chissà dove ci porta il camion. Si muove ancora? E ci riporta dietro. Dove ci porta questo? Ok. Che c'è qua dentro? Una bella pistolina? No, vabbè, te prego. Vabbè, tocca salire sui camion perché qua è una cacciara ogni volta. Ah no. Cosa è quello giusto? Che ci dice Big Boss? Ah no, non è Big Boss. Che c'è qua giù? Giungla. 10 a 1 che è in fiume. Ma che è sta roba? Ah, scorpioni. Perché mi devono attaccare così come i matti? In se sa. Cioè, te prego, il veleno mi ha ammazzato. Dammi una pistola, dai. Facci su, mio. Sti camion che se muovono in continuazione, sono ansia. Dove ci porti? Ah! Ma poi chi lo guida? E dove sta? Vabbè. Là c'è la morte. Boccamo qua. Munizioni. Munizioni per i pugni. Perché dato che i pistoli ancora non ce l'abbiamo. O qualsiasi altra arma. Non te rispondo! Questi camion guidati da persone che... Dove stanno? Dove sta il pilota? Non c'è, vabbè. Sotto? Chi c'è qui? Niente. Sotto ancora? Dai, ma quanti camion ci stanno qua? Su? No, qua non siamo entrati. Boh, vediamo che altro viaggio ci facciamo, eh. Che è qua? Ah, buono. Il C4, il famoso C4. Qua che c'è? Ma se scendo in corsa no, non si può fare. Ci tua da quando rifiati. Che c'è qua? Ah, la carta per entrare. Ma questi come si inculano? Fatta, eh?
oddio, guarda, tutto un impiccio. Ma questo qui ci porta dove non c'è nessuno. E devo prendere, mi pare, quello in basso. Sempre qua ci chiamano. Ah no, aspetta un po', che mo che c'ho la carta. Magari me la do in faccia. Ci faccio una mazza, vabbè, immaginiamo. Ah, altre munizioni. E sarà in ansia continua, santo Dio. Allora, siamo arrivati qui, scendiamo. Anzi, che c'è sopra? No, scendiamo. Che qua è il supercar armato rinforzato, non lo reggo. Siamo un po' grecilini. Scendiamo, scendiamo. Vedi che drago che sono. Allora, riprendiamo il camion. Il camion. Torniamo al posto iniziale dove c'era il tipo che faceva il turno di guardia. Questo per l'appunto. Ok. Vai via, vai via, vai via, vai via. Non sparisce, dacci tua. Noi equipaggiamo la carta numero 1 ed entriamo. Questi si spostano sto giro. Che c'è qua su? Quanti siete? Oh? Sei pazzo. Ma che mi chiami così? Amico mio, sei venuto un po' tardi, beh. Un altro? Ok, saliamo per... Le trappole. Così, messe così. Ma sarai fastidioso con sta chiamata? Mazza, mi hanno accerchiato. Via, 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 via. Porco Giuda. Ah, così? Ok, lì non ci dobbiamo passare. Qua su chi c'è? Chi c'è? Quanti ne siete? A sto giro ti prendo da qua. Oh, mi sono un attimo impanicato. Ricominciamo. Mi sono impanicato, sì, questo sta a venire da me. Ok, bello stealth. Ah, vedi la maschera antigas. Buona. Ed ecco qua. Abbiamo visto parte del gameplay di Metal Gear, la versione per Nintendo del 1988, versione americana. Che dire, il gioco è ancora più lungo, dovrebbe durare all'incirca un paio d'orette più o meno, dura qualcosa, poco meno, poco più, insomma. Se avete modo giocatelo, perché
è giusto ripercorrere le tappe iniziali dei videogiochi. Questa è la tappa iniziale della saga di Metal Gear, è giusto giocarci. Un saluto, bella